bravo, dai. Sì, assolutamente, in realtà è anche a partire da questa decisione dell'amministrazione comunale che oggi abbiamo stiamo partecipando a questo presidio, perché dopo anni di promesse, di diciamo, rimpalli rispetto alle responsabilità di questo parco, secondo noi la decisione di cambiare il nome, diciamo, fa emergere da parte dell'amministrazione comunale una definitiva rinuncia verso questo parco. Per noi questa cosa è inammissibile, questo è un parco gigantesco, un parco che potrebbe tra l'altro essere, diciamo, un cuore a fianco dell'Università di Palermo per tantissimi studenti che non hanno un'area verde nel giro di chilometri dall'università. E quindi per noi era importante fare questo presidio oggi con l'idea di cominciare un percorso per rivendicare la riapertura del parco. Tra l'altro ci sono stati i fondi del PNRR, si parla di transizione ecologica, si parla di aree verdi urbane e invece l'amministrazione comunale non ha fatto assolutamente nulla per provare ad accaparrarsi dei fondi e bonificare il parco, ma anzi ha semplicemente tolto il nome e completamente, diciamo, abbandonato questo parco. Ce lo vedete come un segno negativo? Beh, sicuramente sì, un'amministrazione che ha un progetto sul parco avrebbe probabilmente detto alla famiglia: non cambiamo il nome perché, insomma, lo vogliamo riaprire. Togliere il nome vuol dire effettivamente dire: questo parco probabilmente non riaprirà mai. Quest'anno come non mai richiediamo l'apertura almeno del primo tratto dell'area cosiddetta verde, quella per intenderci su cui insiste la sede del COME e nella quale possono paradossalmente circolare tranquillamente i dipendenti comunali. La domanda è: perché per loro non costituisce un problema l'ipotesi di inquinamento, mentre per i cittadini sì? Per cui chiediamo non solo che venga riaperto questo primo tratto, ma chiediamo che diventi una sorta di ponte tra la cittadella universitaria è il centro universitario sportivo. Ricordo, perché giova a ricordarlo, che nella cosiddetta cittadella universitaria sorge ancora la fossa della Garofala, che rappresenta l'ultimo lembo di quella immensa pianura, contempo era la Conca d'Oro, che rappresentava tutta la zona verde di questa città. Il Parco Nini Cassarà, che è la più grande area verde di Palermo, è criminalmente tenuta chiusa da anni di fatto, per mancanza di volontà politica, per mancanza di volontà di fare gli investimenti che sarebbero necessari per bonificare questo parco e renderlo fruibile alla città, renderlo fruibile al quartiere. Questo parco potrebbe essere organizzato attività, eventi, i bambini potrebbero venire a giocare insieme alle famiglie, gli studenti potrebbero passare del tempo in un'area verde, oltre al fatto che sarebbe molto, diciamo, comodo perché non si spostasse dentro l'università. Tutte queste ragioni poi si legano innanzitutto a quella che è la questione ambientale, ossia il fatto che si sta parlando di un'area in cui sono presenti enormi quantità di amianto che danneggiano non soltanto il parco ma anche le persone che vivono attorno al parco, che sono lasciate lì nel disinteresse generale. Questo non è assolutamente tollerabile, perché serve attuare delle misure per innanzitutto tutelare la salute delle persone e per dare disponibilità di vivere e dar vita a un enorme spazio verde. Ad oggi purtroppo soltanto parole, niente fatti, niente concretezza, quindi insieme ai cittadini speriamo che questo incontro di quest'oggi possa servire a dare maggiore risonanza a quello che chiede appunto la gente, quindi uno spazio dedicato al tempo libero, uno spazio dedicato a trascorrere il tempo in maniera diversa di solito dalla routine, ma soprattutto abbiamo avuto un grandissimo schiaffo nei confronti di chi purtroppo ha perso la vita, come il commissario Nini Cassarà, ed era stato intitolato infatti il parco a questa figura molto importante che per tanti anni ha lottato contro la mafia, e purtroppo ad oggi vediamo che la targa stessa è stata rimossa, poiché per volontà della famiglia ovviamente non è stato corretto che per questi anni fosse lasciato in stato d'abbandono.